Oggi siamo qui per fare un vaccino anti-influenza e come ogni cosa relativamente interessante o meno della mia vita ho deciso di documentarlo. C'è. Qualcuno si sta cagando addosso. No, ma ti posso farti male stringendo la mano. Ah. Però Paolo, non mi smuovere. Io non posso guardare Yagi, ho dei problemi. Io sto guardando la telecamera. Ma sembra che abbiamo fatto. Eccolo là. Sembrerebbe che abbiamo fatto. Però ci tocca aspettare circa 15 minuti come da prassi. E quindi adesso aspettiamo. Cristo santo, qui piove sempre, che diavolo. Ah, qui che cosa possiamo ammirare oggi qui? Vedo delle salsicce? No. Bracciole. Ah, sono bracciole. E torniamo di sopra a lavorare. Io obiettivamente mi stavo chiedendo una cosa. Io sto facendo questi vlog un pizzico cinematografici, carini e fighi, ma in realtà la mia giornata non è così interessante, credo. Cioè, mi spiego. Se io vengo in ufficio tutti i giorni e mi metto a disegnare sul computer circa 8 ore al giorno, forse anche più, cosa posso tirar fuori da dei video del genere? A parte un vaccino. La giornata di Peo può essere interessante in qualche modo? Forse questi vlog mi costringeranno a rendere la mia giornata più interessante e divertente. Forse questi stessi cambi di inquadratura rendono il tutto più interessante già di suo, ma stiamo pur sempre e comunque in ufficio a fare una minchia. Quindi ho deciso che oggi me la prenderò un po' più comoda, andrò a casa e vedrò un po' cosa fare. Che ne dite di un altro timelapse? Vi piacciono? Have you ever felt? Are you listening? Damn. Siamo a casa, via dall'ufficio, facciamo pranzo. Sai una cosa? Quando l'acqua bolle ci possiamo mettere un pizzico di pepe? Un pizzico di pepe, lo fanno tutti. Dobbiamo spargere la voce del pepe nell'acqua che bolle. No, no, come ho potuto? Mi sono scordato di registrare il mio pranzo. Che vlog è? Senza far vedere quello che mangi. Vi posso far vedere i residui? Sì, i piatti di plastica, non ci abbiamo voglia di lavare, dai, su. È ora di tornare in ufficio però, mamma mia quanto non c'ho voglia. Poi quel vaccino mi ha fatto un po' girare la testa. Ma c'è tanto lavoro da fare e qualcuno deve pur farlo. E si tratta di me, quindi andiamo. Eccoci qua, vaccini, giusto? Perché fare il vaccino anti-influenzale? Te pigli un'influenza? Te pigli, come si dice qua. Ti prendi un'influenza, stai un po' male, ti passa pace, giusto? Nel nostro caso noi abbiamo un problemino, un membro della famiglia non può rischiare di prendersi l'influenza, perché se la prenderebbe molto più pesante, per suoi personali motivi di salute, quindi abbiamo deciso tutti di fare questo vaccino anti-influenzale. Ma mi sentivo almeno di accennare qualcosa a riguardo, perché sapete, ultimamente ci sono sempre state molte discussioni a riguardo, no? Il vaccino, pro vaccino, contro vaccino, è scienza, signori, ok?
non è religione, non è che io posso sperare con la forza della fede non mi ammalerò o altre cavolate, quando parliamo davvero di malattie pesanti, non magari di influenza. È scienza, la scienza sono fatti, ok? Non puoi sperare forte, forte, forte che non ti prenda. E così, come dire, mettere a rischio chi ti sta intorno, giusto? Questo era solo un piccolo pensiero con il quale volevo appunto rendervi partecipi. Chiaro? La mia giornata prosegue qua, ok? Quindi io adesso starò le mie belle orette qui a lavorare. E siccome non voglio un vlog noioso a morte, non è che mi metto a registrare, no? Giusto? C'ho tanto mal di testa, spero di riuscire a tenere duro per un po'. Davvero incredibile, piove in questo paese del cacchio, piove un giorno sì, un giorno no, e sotto casa mia hanno deciso, non so se fare una festa o che cosa, ma non c'è parcheggio, adesso mi tocca camminare sotto la pioggia non munito di ombrello, perché in poche parole hanno aperto una sorta di centro delle famiglie, ecco che cos'è. Cristo, andiamo, va. Una cagna! Wow. Che vuoi tu? Dammi questo fare. Dammelo, bro. Oh, guarda, non molla, si aggrappa proprio. Guarda là. Io mi vado a fare un panino con burro di arachidi e tu no. Allora, signori, parliamone. È o non è la cosa più bella che abbiate mai visto? Il burretto d'arachidi, Non è la cosa, guardate, guardate che colore. Cioè, porca. Cosa posso aggiungere io? Stai zitta, tu, che vuoi? Dove sei? Non te do mangiare. Sedete! Cucù, sedete! Giocare. Dai, vai, vai a giocare. No, vai a giocare, ho detto. Non mi guardare con quella faccia. Vai a giocare, ho detto. No, non mi guardare con quella... Non del mio dito non ci mangia. Vai via, vai via, di là. Oh, e basta. Bella. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze. Adesso ci facciamo un bel panino con il burro. Adesso, zio Peo vi insegna come fare un panino col burro d'arachidi da veri uomini, hai capito? Hai capito? Zio Peo vi insegna, zio Peo vi compra. Hai capito? Vieni. Questo è un vlog di qualità, signori. Pane, ne abbiamo di pane in abbondanza, bisogna dare un po' di... per ammorbidirlo, capito? Un po' di schiaffetti così, così. Poi fa, shh, zitto, sei buono. Poi si prende una bella spalmicciata, no? Una bella spalmiciazzata. Pam, guarda che roba, guarda che roba. E si butta dentro. Un'altra bella spalmiciazzata. Questo è un po'. Non è molto liquido come altri burri d'arachidi. Coccetto, prenditi il tuo panino, eh. Prendi e scappa, va. Guarda, questo mi chiede i panini. A st'ora. Sono le 7. La madre non lo verrà mai a scoprire. Perché tanto non li guarda i miei video. In realtà sì, mi inculerà. Attenzione che adesso arriva la magia vera, eh. Questo mi è stato insegnato da uno sconosciuto, Posso dire il nome? La marmellata, sì. La marmellata, un burro d'arachidi, non sai che roba. Adesso vi faccio una roba che proprio, guarda, non potrete mai dimenticare, guarda che roba. Quindi, come se non bastasse il burro d'arachidi, marmellata, hai capito, sì. È qui che avviene la reazione chimica che porta alla creazione del sapore supremo. Adesso chiudo il panino con delicatezza, una carezza per rassicurarlo. Shh, andrà tutto bene, piccolo. Poi lo prendo con decisione e lo addento. Mmm.
Grazie Maggi, grazie. Allora, signori, oggi penso davvero di aver esagerato con computer, cose, lavoro, vaccino. Mi gira la testa, un po' di nausea e sono relativamente sicuro che se mi misuro la febbre qualche linea ce l'ho. Siete stati di base una giornata classica con me per questo terzo episodio di PEO, stagione 1. Comunque sia, c'è chi direbbe purtroppo, io dico per fortuna, ho ancora molto lavoro da fare. È un periodo abbastanza infernale, spero di potervi mostrare presto i frutti di tutto questo lavoro. Ora non è tanto un fattore di posso, ma devo rimettermi al lavoro. Spero che anche questo episodio di PEO, episodio 3, sia stato di vostro gradimento. E quanto è scomoda questa inquadratura, Cristo!